molto più sereni in quanto è finito finalmente sto mercato, già perciò siamo più tranquilli e possiamo pensare veramente a quello che è la realtà della società, della conduzione, di tutto quello che ne concerne. Siamo e sono molto contento di fare questa presentazione perché io ritengo che le condizioni ultime riferite alla carriera di Paolo De Ceglie hanno fatto sì, nella sfortuna sua ma nella fortuna nostra, di poter portare un giocatore di così qualità nel Parma, perché se lui non avesse avuto questo periodo un pochino sfortunato sarebbe stato secondo me ancora un punto fermo di una società come la Juventus. Per quello che riguarda le caratteristiche, non devo star, penso anche qui a spiegare, è risaputo che è un ragazzo che gioca sull'esterno, che ha fatto da sempre questo ruolo, poi che sia 4, che sia il quinto, che possa essere una logica, addirittura l'anno scorso ho visto che era utilizzato pure da attaccante esterno, perciò ne ha provate tutte, ma queste sono cose positive perché alla fine significa avere una multifunzionalità. Su di lui non posso far altro che dire che lo conosco anche lui, che mo ce ne so abbastanza da bambino un altro po', e questo fa sì che lui è contento, ma io un po' meno, significa che sto diventando vecchio, però ne conosco le doti perché è un ragazzo e la sua famiglia sono delle persone che mi sono rimaste dentro già dall'epoca della Juventus, proprio per la serietà, per il rispetto, per tutta una serie di cose che Paolo ha mantenuto e che bisogna dire grazie anche alla sua famiglia, al suo papà, e proprio in questo contesto lo saluto, lo ringrazio, perché poi nell'ambito delle gestioni dei settori giovanili, soprattutto come quelli della Juventus, si crea un rapporto con i ragazzi ma anche con i genitori, e il papà è stato importante perché in quel momento specifico non era uno di quei papà che spingeva perché lui diventasse un calciatore, ma spingeva per l'educazione, per tutti gli aspetti scolastici e tutto. Adesso ho saputo che un po' diventi imprenditore, no? No, scherzo, lo piglio in giro. Però è un ragazzo veramente giusto, con le caratteristiche giuste per la nostra società, perché come ho detto prima non ha quegli sbalzi di un certo tipo, rispettoso, sa che si deve guadagnare gli spazi, e io sono convinto che abbiamo fatto un grande acquisto. Poi il resto lo deve dimostrare lui, mi auguro che lo trasformi in campo, ma sono fiducioso. Prego, posso domande per Paolo? Innanzitutto con che spirito, visto l'ultimo anno, insomma, non proprio fortunatissimo, aveva qua la... Beh, intanto ringrazio per la premessa fatta, che sicuramente è importante per partire bene. Poi da parte mia c'è veramente felicità nella scelta di essere venuto qui a Parma e soprattutto diciamo che l'arrivo qui il primo giorno è stato un impatto molto positivo per l'organizzazione e la struttura che offre il Parma, e quindi sono doppiamente felice. Dal punto di vista atletico così potrebbe già scendere in campo? Questo non lo so, oggi ho fatto diciamo il primo allenamento con la palla e quindi ci sono 10 giorni, poi deciderà il mister cosa fare, come utilizzarli. Da parte mia c'è molta voglia e quindi spero presto di poter scendere in campo per dimostrare. Si dice che Parma sia la piazza ideale anche per rilanciarsi, ha scelto Parma anche per questo? Ho scelto Parma per tanti motivi, anche per questo. Sicuramente vengo da un anno difficile e quindi ho bisogno di trovare un posto dove rilanciarmi. Parma per me è stata la scelta migliore. Direttore, ricordava che sei un giocatore molto duttile, ma volendo scegliere, ti senti più un esterno da difesa 3 o anche più difesa 4? Oggi hai giocato una difesa 4. Sì. Ma diciamo che in questi due ruoli non fa molta differenza per me, quindi su questi due ruoli non c'è differenza.
Sì, buonasera. Alberto Corrado di Parma, chiedevo, il Parma purtroppo ha perso la prima partita a Cesena. Secondo te che squadra è e che obiettivi può darsi per la stagione in corso? Il Parma è una squadra che l'anno scorso ha dimostrato di poter fare ottime cose e credo che quest'anno le debba confermare, debba continuare un percorso che è iniziato, quindi questo è quello che mi aspetto. Gabriele, ma io sono stato in punto.it che accennava prima addirittura alla multifunzionalità, capaci di essere atletici. Prima il collega ha chiesto se ci sono differenze tra difesa 3 o difesa 4, ma giocherebbe anche, che ne so, mediano, ricordava prima il direttore che ha fatto direttore all'esterno alto, quindi diciamo così, veramente un giorno. Ma io la questione del ruolo l'ho sempre cercata di sfruttare a mio favore, nel senso che mi sono sempre affidato all'allenatore e questo mi ha permesso di trasformare questa cosa in positivo, quindi sarà l'allenatore a decidere, io non ho preclusione di nessun tipo. E questo tipo di andata cosa può significare? E poi Parma sarà soltanto transitoria oppure pensa di poter mettere qui delle radici? Ma io credo che poi un'annata sia positiva quando si raggiungono obiettivi personali, ma soprattutto di squadra. Quindi c'è da fare un ottimo campionato per levarsi soddisfazioni di ogni tipo. Lo spogliatoio di là, ricordava prima il direttore, è pieno di tanti figli, chiamiamoli così, di Leonardo, sono di giocatori che anche in passato, prima di venire a Parma, hanno conosciuto il direttore. Che rapporto si crea? Perché vedo che c'è sempre molto, come dire, feeling tra giocatore e direttore. No, questo sicuramente, come ha detto il direttore, anche da parte mia c'è un ricordo bellissimo e positivo, perché ricordo il primo anno che arrivò alla Juve, era l'anno in cui io dovevo andare fuori di casa e lui ci diede una sistemazione che prima, insomma, i ragazzi non avevano. E quindi mi ricordo questa cosa che per me fu veramente importantissima, perché andare fuori di casa da piccoli non è mai facile, però quando ci sono poi le condizioni ideali per farlo, tutto diventa facile, tutto diventa realizzabile. Ed è un po' la stessa cosa che ho trovato qui, pur non essendo in una squadra per dire come la Juve, ho trovato un'organizzazione, una struttura che è importante. E quindi il mio ricordo passato è questo, in primis. Poi abbiamo condiviso vittorie e un sacco di cose, però quando ci sono le basi credo poi sia tutto più facile, tutto più bello. Ci sono altre domande per Paolo? Posso passare? Prego. Grazie. No, volevo sapere chi conoscevi, con chi avevi giocato. Ho giocato con Mirante, Palladino, ho giocato con Galloppa, Santa Croce, Pozzi, quindi è anche facile. Sì, molti ragazzi già li conoscevo da parecchi anni. Ci sono altre domande per Paolo? Altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo. Ok. Grazie, buonasera. Bocca al lupo, va. Potete darmi la mano, per cortesia.